Questi edifici sono stati costruiti negli anni 60 con una modalità costruttiva che era quella in uso all'epoca, sicuramente lontanissima da quello che oggi prescrivono le norme. Con la situazione preesistente, in caso di sisma, il rischio di crollo era elevatissimo. Il cantiere è un cantiere che si sviluppa a Zingonia. Zingonia è una new town che è stata costruita negli anni 60. In questo caso il quartiere è un quartiere che presentava edifici abbastanza degradati, in alcuni casi molto degradati, con problematiche igienico-sanitarie evidenti. Per questa ragione abbiamo sviluppato negli anni progetti di intervento sperimentale, immaginando di poter intervenire con gli abitanti all'interno, con delle strutture in esoscheletro e con delle facciate costruite a secco, proprio per poter conservare da una parte lo stesso impianto di quartiere, la stessa situazione, dall'altro riuscire a mantenere anche gli abitanti all'interno. L'intervento attuale consolida definitivamente, perché in questo momento la sicurezza è al massimo livello dal punto di vista sismico. Interventi di questo tipo vanno nella direzione di una vera prevenzione nei confronti del terremoto. Non esiste prevenzione se non si interviene sugli edifici. Purtroppo manca completamente la percezione nei confronti del rischio sismico, uno dei motivi, ma è anche il motivo per cui dovrebbe essere lo Stato inevitabilmente a farsi promotore di questo tipo di interventi. Lo Stato oggi spende circa 4 miliardi all'anno in mancata prevenzione, cioè il costo che lo Stato si trova a investire in riparazioni. Mettere in campo una strategia virtuosa, lo Stato deve farsi, secondo me, promotore e il credito deve essere facilmente cedibile. Sicuramente questo è un intervento che è molto innovativo, perché questa soluzione in particolare antisismica con l'esoscheletro può essere un modello che si può replicare non solo qui nei dintorni, ma anche e soprattutto nelle zone altamente sismiche. Sappiamo che in Italia abbiamo un patrimonio edile che andrebbe ampiamente ristrutturato, non solo da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista sismico. Purtroppo il nostro paese è uno dei paesi a più alto rischio sismico, ci sono zone, sappiamo, più sfortunate di altre. In queste zone in particolare mi aspetto che trovi piede questo tipo di soluzione. Siamo nel comune di Osio Sotto, al confine proprio nel quartiere di Zingonia, via Fermi e via Volta. Sono interventi importanti che guardano con ottimismo e speranza a un futuro migliore per chi ha deciso di venire a abitare qui in questo quartiere. Gli abitanti hanno accolto con favore questa proposta di intervento perché vi hanno visto innanzitutto dei vantaggi immediati legati a condizioni igienico-sanitarie che erano assolutamente precarie. Ci trovavamo in contesti con fogne rotte, con amianto, con presenza di ratti, con presenza di infiltrazioni, con grande degrado. È stato realizzato un nuovo cordolo di fondazione tutto intorno all'edificio, dopodiché si è proceduto con la rimozione dell'amianto in copertura, la realizzazione di un tetto piano con le dovute impermeabilizzazioni, la rimozione delle caldaie autonome, la realizzazione di un impianto centralizzato in copertura con un locale tecnico dedicato sul tetto, il rifacimento dell'impianto elettrico, la ricostruzione della pavimentazione dei box, dei tramezzi e delle serrande. Sul tetto, oltre agli impianti nuovi e al rifacimento delle guaine e della pavimentazione, vengono fatti anche dei parapetti sempre in carpenteria. Un altro fattore importante per loro sarà il risparmio energetico, perché essendo abitati da famiglie spesso con scarso potere d'acquisto e vi erano tante situazioni di cosiddetta povertà energetica, con fatica da parte degli amministratori condominiali a recuperare debiti pregressi, fatica da parte ad esempio di Uniacque a recuperare bollette pregresse di consumo dell'acqua, quindi una serie di questioni che vanno oltre il dato patrimoniale ma che incideranno proprio sulla sostenibilità economica degli alloggi
al termine del percorso, perché dagli dati teorici noi abbiamo una riduzione a circa un sesto del costo della bolletta energetica. Dal punto di vista strutturale, ogni cantiere ha comunque bisogno di una progettazione ad hoc, di verifica ad hoc, proprio perché l'intervento deve essere customizzato. Stiamo applicando lo stesso approccio su altre strutture e vediamo che funziona. Ci stiamo muovendo nella direzione di sviluppare subcomponenti standardizzati in modo tale che un domani si riesce a intervenire su ogni edificio fa inevitabilmente storia a sé, ma con componenti standardizzati. Questo è un po' il prossimo passo. In questo cantiere abbiamo cercato di gestire in maniera integrata tutti i temi della riqualificazione. Si parla oggi spesso di rigenerazione urbana, ma si intende per rigenerazione urbana qualcosa di molto parziale, si intende il rifacimento della facciata, il miglioramento sismico. In realtà rigenerazione urbana è un processo complesso che coinvolge dal punto di vista sociale gli abitanti, coinvolge un forte efficientamento energetico, una forte riqualificazione sismica, un adeguamento sismico laddove possibile, coinvolge anche un rinnovo dell'immagine dell'edificio perché deve diventare un qualcosa di adeguato alle contemporaneità e portando a nuova vita degli alloggi che altrimenti non sarebbero stati adeguati. Siamo in un quartiere di Zingonia, la famosa frazione dei comuni di Verdellino, Ciserano, Osio Sotto e Boltiere. Qui sono partiti dei lavori importantissimi che stanno ridando dignità a questi quartieri dove abitano centinaia di persone. Sarebbe veramente deprimente e brutto avere un quartiere, una parte di quartiere di classe A e un altro quartiere ancora degradato. Quindi auspichiamo che anche le istituzioni agli alti livelli ci aiutino in questo percorso.